Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Rumble Stars. Arriviamo a 300 like, condividete il video e iscrivetevi al canale se nuovi. Lasciate l'hashtag Rumble Stars con tutti i commenti per ricevere un cuoricino. Andiamo avanti con questa nuova puntata ragazzi. Allora, è domenica quindi andiamo a vedere che cosa ci sta di simpatico. Prima di tutto roba gratis. Non c'è roba gratis perché costa 20 gemme, la roba gratis solita, maledetti, ok. Abbiamo tante belle casse da aprire, ce le apriamo tutte. Vai, più 36, triceti, pallone impostore e vai così. Ok, poi, altra cassa argentata. Soldini, mina e tartaruga turbinante. Non ho visto se tra gli eventi qua ci fosse quella lì, dipende dalla cosa di apri bauli. Ok, c'è apri bauli, facciamo sostituisci, così intanto prendiamo anche quei punteggi. Apri, cassa argentata, cocomero, tigre attaccante, si prosegue. E poi abbiamo la cassa dorata, baule dorato, bam, tanti dindi. Cocomero, tartaruga turbinante e orso buttafuori potenziabile, che a me non piace. Panda piglione quasi potenziabile, questo è buono. Allora andiamoci a prendere anche questi qua, soldini. Ok, pallone e niente di eccezionale, va bene. C'è roba da potenziare? Per 20, per 20 e per 40. Ok, niente di eccezionale. C'è un evento abbastanza grosso, non so se lo farò. Se lo facciamo, facciamo scontro Greenfield. Prova a vincere usando i Rumble di Greenfield. Abbiamo 3 possibilità e dobbiamo fare 10 vittorie. Penso non sia possibile per Mordug. Andiamo in gioco immediatamente. Allora, cominciamo subito aggressivissimissimissimissimi. Ok. Potremmo fare una cosa del genere. Vabbè, mi ha fregato col cuore. Io non sono capace. Io non essere capace. E niente, mi ha fregato. Che gli dico? Nulla. No, mi ha fregato di nuovo, ragazzi. Non lo riesco neanche a fermare, mi sa. Ok, l'ho fermato. Rana, stai là, però. Fallo, almeno. Fallo. Niente, Rana non è molto pratica. Ok. Potrei tirare l'altra rana. Che non ha funzionato. E vabbè però, che scatoligne. Allora, c'ho un'altra rana. Ok, tiriamo una bella botta col cocomero. Fa male il cocomero, non me l'aspettavo. Sinceramente non me l'aspettavo. Ok. In pratica dobbiamo fare gol di rana e di cose, basta. E magari il cuoricino potrebbe essere utile. Però non l'ho distratti a sufficienza. Gol. Guarda, piano pianino. Il gol a cagarella ci è sempre piaciuto a noi. Allora, bam, uccidiamo Rana. Ok. No, no, la fa lui. Che scatole, che scatole. Dai, però non ci credo che riesci a mettermi la rana così lì davanti. Io manco la colpisco la rana se faccio così. Ho fatto la cavolata. Ok. Sto facendo tante cavolate, sto notando. Allora, no! L'ho allontanata. Ok. Palla direttamente al portiere, non si sa perché questa scelta. Ok. E nulla, nulla di fatto. Non riesco ad andare avanti, raga. Non mi permettono di andare avanti. E lui invece, guarda che cavolo dei tiri programmati fa. Non comprendo come fa, in verità. No, ma perché la tiro così? Che problemi c'ha? No. Sta impazzito, sta impazzito. E dai, quante rane mi vuoi tirare? Porca zozza. Non riesco ad allontanarli, raga. Non riesco neanche a far partire le mie rane perché stanno tutti qua davanti. Fine. Fine finissima. Persa. Quindi il primo biglietto se ne va. Bene. Allora, Mordug è scarso, anche perché non è il mazzo che utilizza di solito. Quindi non sa come gestirlo, in verità. Ah! Ok. Una cosa l'ho capita. Ma non penso sia abbastanza per vincere, sapere quella cosa. E vabbè però, santa miseria. Quindi, vai! Rana, però lo potresti fare il gol. Cioè, seriamente, Rana da sola non può fare gol, in pratica. Da quello che ho capito, eh. Almeno che non gli do la diagonale giusta, ma non basta. Gliel'ho date già 20 volte le diagonali giuste. Là. Rana, stai là, fallo il gol. Stai proprio neanche davanti porta, più che davanti porta.
Niente, mi ha tirato palla di cocomero sulla faccia. E io ci sto provando, ma tanto non lo può fare il gol da sola, rana. Quindi. Ok. E vabbè. Qualcos'altro? No, lo fa lei. Fallo il gol, stai lì. Nulla, non ci credo, raga, non ci credo. Riesco a fare un gol decente. Oh. Vai, ripassala a lui, ti prego. Fai gol adesso, adesso che è distratto. Oh. Era ora che riuscissi a utilizzare la distrazione. No, ci è riuscito. Se a lui fa gol da davanti porta mi arrabbio. Ho fatto la cavolata però. Oh. Run è lì. Ok, quasi gol. Quasi, ripeto, quasi gol. Ok. Ho quasi dato palla a rana. Ho capito, coccodrilli dappertutto, ma non è un po' troppo? Oh, quasi. Come facevo gol di cocomero? Era stupenda la cosa. No, perché uso lui? Allora, una bella botta alla sua rana. Ok. Non ci interessa, tanto adesso ti tengo fermo fino alla morte. Giustamente tiro male perché sono un cretino. Però adesso c'ho un altro coccodrillo. Ok. Mi piace la situazione, non proprio. No, perché? Credo. Tiè, piate sta botta di cocomero sulla faccia, tiè. No, la sua rana è lì. Io te la vinco 1-0, mi frega niente. Olli. No, mo fa il gol qua, guardalo, io lo so. Vittoria, 1-0. Era l'unica maniera, raga. Devo per forza traccheggiare e non penso di poter fare questo evento. Però, intanto qualche punticino ce lo reclamiamo. Dai, si prosegue. Ok. Io direi, partiamo subito di Grocco. Vai. L'ho tirato un po' male, ma è partito comunque. È piaciuto il cocomero. Ok. Aia. No, non devo sprecarlo questo. No, ma dai, il mio coccodrillo non ha preso il coccodrillo suo. È il contrario, è successo. Allora. Niente. Di fatto. No, liscio. Allora, vai di qua, ci proviamo. L'ha passata male. Dai, passala però. Che cosa stanno combinando? No. Oh, allontanata rana. Due rane là davanti. A fare le simpatiche. Ok. Perfetto per noi. Peccato che la passa proprio alla rana avversaria. Lui sta mettendo 10 miliardi di rane perché sta cercando di fare gol. Però ci serve anche un po' di difesa, ragazzo. E là, niente. Il problema è quello che sto facendo io, è la stessa cosa. Olle, boom. Palla là davanti, ma il gol penso non lo potrò fare senza nessuno. Allora, io ti direi, boom. Allontanato. Che la cosa mi è piaciuta. Lui tira i palloni non so come e perché. Io lo uso per allontanare le sue rane. Dai che il gol stava là. Dai, era fatto quel gol. È impensabile che non l'abbiamo fatto. Ok. Allora, lui si sta difendendo molto bene. Infatti non riesco a passare quasi in nessuna maniera. Va bene così. Dai però, fanne uno. Nulla. Allora, passaggio su rana. Che non fa gol perché ti pare. Ok. Devo provare adesso. Stordisci tutti e non c'ho quello che attacca. Autogol di amica foca. Ottimo. Magari succedesse più spesso. Boom. Palla per allontanare. Altro coccodrillo. Ho tirato male e ho preso il suo pallone.
Ok, ho fatto un piccolo errore di calcolo. Forse un gol me lo riescono a fare. Però no. Fatti d'amboccolo. Bam, allontana da rana. Mo devo difendere. Devo difendere male. A 1-0 di nuovo, ragazzi. Sto andando avanti a 1-0. Ok, ce l'abbiamo fatta, andiamo avanti. Due partite, miracolo. Toro furioso, che non utilizziamo più. Ok, si prosegue. Aggressivissimissimissimissimo. Ok, vediamo un po'. Coccodillo contro coccodillo. Anche se a me aveva colpito la rana, quindi forse era un tantinello meglio. Passa la palla lì, ci piace. Allora stordiamo i nostri avversari, che tra un po' gli entrava la palla da sola, ma non ci siamo riusciti. Allora, oserei mandarne uno di là. E niente, non so perché l'ha passata in quella maniera. Vai, gol, perché adesso stanno tutti storditi. Niente, non è vero. Non ci sono riuscito. No! Madonna, che ci è mancato. Ok, ho un attimo martellato male la povera rana avversaria. Proviamo a mandarla avanti piano piano verso la nostra. Nulla di fatto, perché non si riesce a passare. Ok, vorrei andare aggressivo adesso, se me lo permettono. Oh, rana, stai là, fallo un gol, dai. Oh, ce l'ha fatta. Perfetto, perfetto, perfetto. Adesso io direi di andare in difensiva. Bam, niente. Allora, coccodrillo contro coccodrillo. Lo voleva fare gol di palla. Si poteva anche riuscire, a mio parere, però. Oh, oh, questa è una brutta situation. Oh, ho dovuto difendere con quello che c'avevo nel momento. Un po' sprecato, però. L'importante è che riusciamo a difendere. Dobbiamo difendere assolutamente. Ok, coccodrillo stordito. Provato ad allontanare palla. Ah! Ok, l'ho fregato, l'ho fregato, l'ho fregato. No! Sì, vabbè, in porta vai, no? Tanta miseria, hanno tutti in porta qua. Yeah. Yeah. Mo m'ammazza il re. No. Mo lo so, l'ha ammazzato, raga. L'ha ammazzato, è morto. 43 secondi, è persa. Ok. Devo difendere il mio povero re. Povero è una parola grossa, però. Vai, doppio coccodrillo, raga. Triplo coccodrillo, vai. Sta funzionando. Altro coccodrillo. Ti piace? Mi sta andando la situazione strana. Altro coccodrillo. Ok. Sto iper difendendo. A 1-0, raga. Pazzesco. Altra vittoria. Miracolo. Miracolo. Ok. Non penso di portarvelo tutto, ragazzi. Penso faccio un'altra partita e mi fermo, perché è molto lungo. Cercherò di completarlo da solo. Ma già abbiamo 3 vittorie ed è ottimo. Sempre con l'1-0 poi, perché giustamente me la difendo dopo che ho fatto il gol specifico. Allora, direi di andare molto aggressivi. Peccato che lui fa la stessa cosa. Ok, sbaglio tattico. Giustamente così non andremo mai da nessuna parte. Boom, botta a rana per allontanarla. Ah, lo fa! No, non l'ha fatto. Non la fece. La cosa mi è piaciuta. Allora, tu vai giù. No, io l'ho quasi in pratica passata io. Anzi, diciamo io l'ho passata io. No, tu vai giù. Mollami il re. Te lo ridico subito, eh. Non ha preso la palla, non ci credo. Ma perché questa cosa è successa? Rana, ce l'hai la palla lì? Niente, non ci arriva. La rana non ci arriva. Parapaparapapara. Eh no, non hai capito niente, invece lo fa. Invece lo fa. Porca zozza, si è messo proprio là davanti. Ci è mancato un peletto. La palla è nostra. No, mi sa che il gol lo può fare da lì. Mamma mia, gliel'ho tirata via.
Allora, via rana. Avversaria, via rana. Perché la nostra c'è. Ok, niente gol per noi. Però ci siamo arrivati abbastanza vicino. Esattamente. La prende la mia rana tonta che sta lì. Ok, sto cercando di allontanare le mie e di allontanare i suoi. Perché se no non faremo mai un gol. Mai nella vita. Ok, non ce lo fa fare, mi sa, sto gol. Oh, girati! Girati dall'altra parte! Niente. Se gira a destra, tontolona com'è. Ok, il macello sta a venirla davanti. Pam, bottarelle, niente, gnafam. Non entriamo. Sta usando muro. Stanno facendo muro. Ok, possiamo provare adesso, però non c'ho nulla. Oh, gol adesso! Ma dai, ha preso il palo in pieno. Ma che cosa? Ma perché? Aia, questo lo fa forse. No, e invece no. Ah, questo potrebbe farlo. Non lo fai, mi disp. Vai, fai così, fai il cuoricino, bravo. Levati dalle ball. Niente. Vai, ci proviamo, gol, nulla. Ok, andiamo, mandiamo la palla in avanti. Assolutamente. Vabbè però. Oh diavolo, lo stava facendo il nostro il gol, raga. La peggio stava a succedere. Ok, diamo una botta qua. Rana ciaone. Non riusciamo a passare, raga. Questa mi sa che la finiamo in battaglia totale. Ok. Se mi facesse passare... Oddio, non c'ho più il portiere. Sto difendendo con la rana, raga. Non c'abbiamo più il portiere. Da pazzi. No, il portiere c'è, però sta guardando l'altro pallone. Guarda che scemo di un portiere. Io pensavo che fosse morto il portiere, invece stava guardando l'altro pallone, raga. Ma porca zozza, ma se può. Fai il gol, stai lì, non c'è nessuno. Cioè, sta prendendo tutti i pali della storia, tutti, tutti. Non riesce a fare un maledetto gol, guardalo. Niente. Tutti i palloni della storia non fanno gol. Hai 10 miliardi di rane. Hanno vinto. E vabbè, l'ultima era una sconfitta, abbiamo capito. Va bene ragazzi, io continuerò questo evento, ma penso che non ce la faccio. Sono rimasto un biglietto solo, ho fatto 3 vittorie e 2 sconfitte. Penso che non sia la mia portata. Ok, abbiamo provato a farle. Arriviamo a 300 like, condividere il video, iscrivetevi al canale se no, lasciare hashtag RumbleStars con sottonomenti per ricevere un cuoricino. E ci vediamo nel prossimo video.